Stiamo vedendo, ha flagellato il centro-nord questa notte. Vedete queste immagini, ha colpito in particolare la Toscana, dove si contano purtroppo 3 morti, e il Veneto, dove sono disperse 2 persone, un uomo dei Vigili del Fuoco e un escursionista. Colpite in particolare la provincia di Prato, Campi Bisenzio, nei pressi di Firenze, mentre per le ore 12 di oggi fa paura la piena che è prevista per il fiume Arno a Firenze. Intense precipitazioni anche a Pordenone, e la perturbazione oggi si sposterà al centro-sud. Gli esperti segnalano che sono caduti oltre 200 mm di pioggia. E allora colleghiamoci, andiamo proprio a Pordenone, dove per noi c'è l'inviata Ferrari. Buongiorno. Allora, qual è la situazione in questo momento? Abbiamo visto dalle immagini una notte di paura e tantissima acqua, e dalle previsioni forse dovrebbe continuare ancora la pioggia nel pomeriggio. Sì, intanto in parte del Veneto e del Friuli Venezia Giulia è ancora attiva l'allerta rossa, lo ricordiamo, quindi l'allerta massima. Sono previste nuove piogge, venti fino a 120 km orari. Vi aggiorno anche sull'esito delle ricerche, che sono purtroppo ancora negative per il vigile del fuoco, che risulta disperso dalla giornata di ieri a Puos d'Alpago, nel Bellunese. Lui non era in servizio, era andato ad aiutare i genitori a mettere in sicurezza la casa, è scivolato su un corso d'acqua, e in questo momento sono in corso le ricerche, addirittura con l'ausilio di droni e di un elicottero. Vi dicevamo, comunque è stato di massima allerta nelle prossime ore ancora qui sul territorio. Qui sono a Pordenone, vi faccio vedere la situazione del Noncello. Questo fiume è un osservato speciale, l'acqua è già salita di un metro dopo l'apertura delle dighe a monte nelle scorse ore, ha completamente coperto i tronchi di questi alberi. Per darvi un'idea, ieri si poteva percorrere fino in fondo questa strada che vedete qui a accanto, e come dicevamo appunto sono attesi ancora pioggia intensa nelle prossime ore e vento molto forte. La raccomandazione per tutti ovviamente è di massima attenzione, non sostare negli scantinati, state lontani dai fiumi, dalle pareti rocciose. La piena qui è attesa intorno alle 12. Linea a voi. Grazie Roberta Ferrari, a dopo. E per capire com'è la situazione in Toscana, in particolare in quel di Firenze che abbiamo detto anche prima, si stanno preparando per fronteggiare la calamità che ha colpito la Toscana, e alle 12 è prevista la piena, ci colleghiamo con il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, che in questo momento ovviamente è al telefono in continuazione. Per tra l'altro bravissima la regione Toscana, perché aveva previsto il tutto, quindi anche con la chiusura delle scuole già aveva avviato la complicata macchina della protezione civile. Allora intanto buongiorno, e cosa state facendo per mettere in sicurezza la popolazione, presidente? Buongiorno, stiamo naturalmente monitorando per tutta la notte, anche con i mezzi anfibi abbiamo cercato di raggiungere le famiglie che erano isolate da quello che era stato l'esondazione delle acque dai fiumi, in un territorio che va dalla costa, da Livorno, da Pisa, su tutta l'asta dell'Arno, e poi laddove si è maggiormente concentrata questa precipitazione, ovvero sui fiumi Ombrone e Bisenzio, nelle province di Pistoia e ancor di più di Prato, oltre che nel Mugello, dove è esondata in alcuni punti la Sieve, per fortuna in luoghi non abitati. E abbiamo vissuto quello che è la drammaticità dell'acqua ai piani bassi degli ospedali, sia a Pontedera che a Empoli, che a Prato, che a Borgo San Lorenzo. Noi